Ha assegnato allo scultore Francesco Messina il premio Michelangelo, un assegno di 3 milioni che Messina gira subito all'Accademia di Brera, all'Istituto d'Arte di Firenze e all'Accademia delle Arti e del Disegno per istituire 25 borse di studio. Oltre ai milioni, Messina regala alla Fondazione 3 sue opere. Dopo la premiazione, la rituale cena a base di pane e di vino. Mangiano tutti, tutti tranne il sindaco Lapira. Messina non si fida degli altri, porta personalmente le sue opere alla Galleria d'Arte Moderna in Palazzo Pitti. Vuole collocarle al posto giusto con le sue mani. Perché queste 25 borse di studio? Perché si facciano dei premi ai giovani e perché questi giovani ricordino che è esistito Michelangelo. Dopo tanti riconoscimenti un po' di vacanza, no? O sta preparando qualcosa? Sto facendo il monumento a Pio XII per la Basilica Vaticana. Dopo dovrò fare una porta del Duomo di Siena. Che ne pensa degli scultori che lavorano con il fil di ferro e la latta? Il fil di ferro, veramente, noi l'abbiamo sempre usato per legare le armature. E la latta mi pare che sia molto indicata per fare barattoli di conserva. E la fiamma ossidrica? E la fiamma ossidrica credo che sia molto utile agli scassinatori.